Siamo al termine della partita tra Borgo Massano e PS Nerone, incontro di seconda categoria terminato con risultato di parità. Al nostro microfono il mister Pellicciotti del PS Nerone. Allora mister, una partita, un primo tempo equilibrato a mio avviso, una ripresa un po' più vivace, certo che dopo il gol vi eravate un po', diciamo, illusi per i tre punti. Ma diciamo che c'eravamo illusi perché effettivamente non è che stavamo poi subendo tanto, poi avendo una squadra con tante difficoltà per i cambi, perché abbiamo gente che purtroppo non rende perché non sta bene fisicamente, e quindi i cambi a noi ci hanno voluto dire enormemente. Comunque accettiamo l'1-1 ben volentieri, anche se onestamente diciamo che le azioni un po' più belle, più cose le abbiamo fatte noi, considerando anche la traversa del primo tempo, altre azioni solo davanti al portiere, però va bene l'1-1 alla fine, ecco. Vorrei ritornare sull'episodio del gol annullato a Pinota nei primi minuti, come l'ha visto? Perché in un primo tempo si era visto l'arbitro indicare il centrocampo, poi quel confabulo di giocatori, poi si è visto annullare il gol, come l'ha visto dalla panchina? Dalla panchina si vede poco, però effettivamente da questo l'arbitro poteva anche darlo, ma il ragazzo era già davanti al portiere prima che arrivasse la palla, cioè non è che è andato incontro al pallone o ha scattato quando l'uomo, lui già era fermo lì, tant'è vero che ha dato un colpo di testa quasi da sedere per terra, per cui io penso che l'arbitro, diciamola c'ha tutta, non si è mai visto, al di là di un Inter-Juventus di una volta, di un gol di Ganz, dare prima il gol e poi ritornare sulla decisione, al di là, no, dell'episodio. No, io le dirò che a noi è la seconda volta che succede. Allora, è già successo altre volte. Succede con un altro arbitro di Iesi, in cui prima ha dato il gol, poi è ritornato sui suoi passi e ha annullato il gol anche quella volta. Però giustamente se l'aveva dato, vabbè, potevamo soltanto che recriminare. Però forse ha ripensato a quello che ha visto e l'ha annullato. Obiettivi per la sua squadra per questa seconda parte di campionato? Noi speriamo di tirarci fuori il più che sia possibile dalle acque in cui siamo messi. Certamente non siamo messi bene. Fino adesso abbiamo giocato sempre con 4-5 uomini squalificati, ammalati, anche due uomini squalificati, uno per 4 giornate, uno per 3 giornate. Stiamo recuperando, da oggi abbiamo recuperato 2 uomini, la prossima settimana ne recuperiamo altri 2. Vediamo di uscirci fuori, perché tutto sommato, per quello che vedo io, ormai sono abbastanza grande per queste cose qui, non è che giochiamo male come squadra, non penso da meritare la classifica in cui oggi ci troviamo. Infatti dopo una buona partenza del vostro campionato c'è stato un calo, a dir poco, degli addetti ai lavori, inaspettato. Cosa si spiega? Assenze, infortuni o quant'altro? Ma noi abbiamo 5 giocatori sempre fuori dal campo, tutte le partite. Ripeto, oggi ne abbiamo recuperati 2, la prossima settimana ne recuperiamo altri 2. Vediamo da tirarci fuori con i giocatori, con la rosa al completo. Noi quest'anno abbiamo fatto una rosa che doveva perlomeno stare lì nelle prime posizioni rispetto al campionato che era stato fatto l'anno scorso. E invece purtroppo per tanti motivi ci troviamo in una situazione in cui speriamo che adesso, con la volontà dei ragazzi, che anche oggi ho visto una grossa volontà da parte loro, speriamo da uscirne fuori il più presto possibile. Adesso mercoledì abbiamo il recupero in casa, il prossimo mercoledì, e domenica abbiamo il mercatino Conca in casa. Vediamo da fare cose un po' migliori di quelle che abbiamo fatto fino adesso come risultati. Io non parlo come gioco, perché come gioco ci siamo espressi sempre in modo abbastanza positivo. Però il risultato non viene, quindi all'ultimo conto nei risultati. Bocca al lupo. Crepi, grazie.